Ciao e benvenuti a un nuovo video. Allora, oggi andiamo a scoprire la nuova collezione di Messauda, che è la Bar Harmony, quindi è una collezione interamente dedicata ai naturali e che con la primavera trovo perfetti. Allora, collezione che da quello che ho visto, ma devo ancora aprire tutto, è composta da vari prodotti. Ed vi dico subito perché sono ancora qui chiusi, ma lo so, e dopo li guarderemo assieme, che questa collezione è stata inviata per intero alle influencer grandi, mentre è stata suddivisa un po' per noi più piccole. Quindi c'era la possibilità di avere il make-up occhi o il make-up labbra. È centrato sui due, quindi non ci sono correttori, fondotinta, cipre, è tutto centrato sul... non ho spento il telefono... sul occhi... o labbra. Io ho l'occhi, quindi tutta la parte occhi. Ho visto che ci sono dei rossetti molto belli ed magari posso provare ad acquistare qualcosa per vederlo. Potevo farlo prima del video? Sì, ma mi è arrivato da poco e volevo mostrarvela subito finché è la novità, anche perché finché è la novità ed è scontabile, quindi con gli sconti da Pinalli, Douglas, oppure in giro ci sono degli sconti, con i codici sconti che hanno loro periodicamente. Ed iniziamo a guardarla. Appoggio qui. Abbiamo due palettine che adesso apriamo e svuociamo, la 204 Warm Nude e la 205 Cool Nude, che sono piccine, e dopo le apriamo e svuociamo tutte. Ma volevo mostrarvi anche gli altri due prodotti, eccoli qua, che così a occhio, uno deve essere il mascara. Non ho spento il telefono. Allora, questo dice Essential Black. Ok, e che cos'è? Perché questo non l'avevo capito. Matita occhi multifunzionale lunga tenuta che può essere utilizzata come eyeliner, ombretto e casual. Texture cremosa e fondente per un payoff immediato ma facile da sfumare. Ecco, ci piace già. Andiamo a vederla. È questa. Ok, il colore, scusate, è il 202 Essential Black, che immagino che sia nera. Bella, bella, ha la mina automatica. Ok, swatcho questo e poi vado a spegnere il telefono. Wow, è morbidissima, cremosissima. Proviamo a sfumare. Allora, ho provato a sfumare la riga sotto, eccola, e si sfuma benissimo. Ora vediamo quella sopra se resta nera così intensa, si asciuga o che cosa. Intanto andiamo avanti, e quindi il mascara sarà questo, Uncovered. Vediamo cosa dice prima di aprirlo. Mascara dall'alta concentrazione di naturalità, texture cremosa e avvolgente ad azione extra volumizzante. Ok, il pack è qualcosa di molto carino, molto semplice, ma mi piace. Scusate, un attimo. Portate pazienza, ma a un certo punto dico, vabbè, inizio a fare il video, ho messo il telefono in carica. E là, in fondo alla stanza, partono le notifiche a manetta. Torniamo al nostro mascara. Allora, abbiamo detto che è illuminante, il mascara è illuminante, sarà allungante. Bello il pack e bello lo scovolino, mi piace molto, mi dà un senso di compatto, illuminante sì, grazie a queste setole, ma nello stesso tempo è bello, mi dà un senso di facile da utilizzare. Proveremo. Ed vi dirò, anche perché adesso andiamo alle palette, che è la cosa che ci piace di più, ovviamente. In tutto questo, di palette, prima di tutto, palette di Messauda nel periodo sono in fissa con una collezione vecchia. La Bohemian può essere. La sto rivalutando e davvero adorando, ve lo dico perché l'ho rivalutata, mi piace, mi sta piacendo tanto, trovo che abbia dei prodotti, sto tirando sulle mani perché devo fare il swatch,
Mi sta piacendo tantissimo, c'è proprio i prodotti, i colori belli pigmentati, grande durata, senza fallout, rivalutata. Forse quando è uscita non ero in quei toni di colore, rivalutata tantissimo. Se la trovate in promozione, prendetela. Palettine. Allora, abbiamo la Cool Nude e la Warm Nude, quindi avranno i toni più caldi e più freddi. Andiamo ad aprirle tutte e due. aiuto, non vi sto dicendo i prezzi perché in base a dove li acquistate ci possono essere sconti e promozioni dal 20 al 30%, quindi i prezzi sono un po' molto indicativi. Allora, partiamo con la Warm Nude, che dovrebbe essere quella che mi piace di più, quindi con i nude caldi. È fatta così all'esterno. Ah, lo specchietto, plastica, ok, specchietto, cartone, wow, ma mi piace, molto semplice, molto nude, però c'è un po' di opaco, un colore panna, un marrone opaco, de shimmer, buona combinazione, ma swatchiamo. Allora, partiamo con il primo opaco, poi andiamo con Sweet Earth che è un satinato e poi Hot Cheeks che è il marrone opaco e devo dire che è un marrone opaco che non è polveroso e già questo per me è un miracolo. Andiamo a vicino alla matita, quindi 1, 2. Color burro non si vede, il primo satinato è bellissimo, satinato è uno shimmer anche bello, aspettate, se provo a ripassarlo diventa ancora più intenso, bello, molto bello. Perché non mi sono preparata le salviette struccanti? Non me lo chiedete, ma ho tutto qui. Allora, forse ve le ho già parlate di queste, non è un le ho comprate io, non è assolutamente un, come si chiama, una sponsorizzazione. Queste della Nivea, ve le faccio vedere, mi piacciono per gli swatch oppure per rimuovere gli eccessi di trucco, i residui di trucco dopo che mi sono struccata e oltretutto sono biodegradabili, quindi facciamo anche meno male all'ambiente, meno male. Sapete che io utilizzo i pad lavabili, quindi ok, andiamo avanti. Con gli altri tre che abbiamo Birdy e anche questo ci piace assai, First Touch, bello, marrone più nocciola e Lovers che è un viola shimmer, leggermente più polveroso ma nemmeno troppo. Ok, andiamo sotto. Ci piace. Ci piace. Buona gamma colori, buona, sì, mi piace. Adesso, no, allora sono belli luminosi, si possono fare vari trucchi, effettivamente sono caldi, quelli che piacciono a me. Volevo andarmi a pulire le mani e poi, una volta che si saranno asciugate, provare a vedere la matita prima di struccare tutto. Questo è asciutto. Oppure questo. Però. Però. Effettivamente potrebbe avere una lunga durata, visto che sono ancora qui a cercare di rimuoverla. E è una cosa che effettivamente ha promesso e quindi ci piace. Ora andiamo a struccare per bene. E andiamo a scoprire l'altra palette, che è quella dei toni più freddi. Ok, e questa è quella dei toni più freddi. Effettivamente sono più freddi. Dopo magari faccio gli swatch anche di queste e poi ve le metto a confronto. Bella, bella, sempre tre opachi, tre
shimmer. Sapete che in questa fredda vedo degli shimmer che mi possono piacere, ma partiamo con il primo che è un chiaro rosato leggermente polveroso. Lo dico subito. Eh sì, Just è leggermente polveroso. Poi andiamo con Aurora, bello il nome e bello il colore. Bello. E poi con Earth Beats. Eh sì, questa è leggermente più polverosa. Tutti i colori sono leggermente più polverosi, ma è una cosa che c'è se si può tranquillamente risolvere, non è... Ho trovato palette più costose che erano molto più polverose. Aurora è spettacolare. Al momento credo che sia il mio colore preferito. Ma andiamo avanti con gli altri tre e abbiamo Frosted. Questi sono super morbidi, super cremosi, cioè sono belli da usare più col dito questi shimmer. Bonton, effettivamente è un rosina pastellino, che però freddo ma abbastanza scurino. Non me l'aspettavo così, mi ha sorpreso. Bello. E poi Chic. Allora, di questa palette devo dire che gli shimmer sono qualcosa di spettacolare. Questo è questo qui, Bon Ton. Non mi aspettavo, è un rosina carino. Sottotono mattone, ok. I shimmer. Con quella dei caldi ci fai dei trucchi. E dove l'ho messa? Con quella dei caldi ci si fanno dei trucchi davvero da tutti i giorni che si possono intensificare. Con quella dei freddi, gli shimmer sono uno spettacolo. Adesso, ok. Ma in tutto questo, voi avete visto dove io ho messo la salvietta? L'altra? Non facciamo domande. Tutto normale. Allora, mettiamo a paragone. Questa è quella dei freddi e questa è quella dei caldi. Freddi, caldi. Direi che la differenza si vede alla grande. Caldo, freddo. Mi piacciono, penso che siano belle da utilizzare separatamente, ma anche in combinazione. Ci sta ed mi piacciono. Qualità che adesso devo testare, ma potrei anche ricredermi, perché ad esempio in quell'altra del che vi ho detto, subito dicevo ma e poi dopo adesso sto impazzendo, quindi ci può stare. E niente, fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti, magari quando vedo online, se magari è anche in promozione, posso guardare i rossetti, perché sarei curiosa anche dei rossetti, anche perché credo che questo sia un rossetto di una vecchia collezione che ho detto non è il mio colore, mi piace un sacco. Alla faccia del, non è un colore che porto tutti i giorni, ma mi piace molto. Quindi potrei guardare anche per rossetti, magari un altro video ve lo aggiungo, oppure direttamente su Instagram e gli Swatch, bellissimi. Fatemi sapere quali di questi prodotti vi incuriosisce di più, quali vorreste prendere, quali state adocchiando. Io come sempre spero di essere stata utile, avervi tenuto un pochino di compagnia e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!